Ciao a tutti, da parecchio volevo sostituire le mie lampadine alogene con delle più moderne lampadine LED. Negli anni sono sempre stato scoraggiato dal fatto che tutti i marchi, anche i più blasonati, producevano delle lampadine con il logo off-road only. Si vede benissimo, si adattano alla perfezione alla vostra macchina, ma non sono ufficialmente legali. Poi d'un tratto mi imbatto nelle Osram Nightbreaker LED. Lampadine con il marchio Street Legal, ovvero omologate per uso stradale. Dopo poco escono le Osram Nightbreaker LED Gen 2 e lì decido subito di acquistarle. Il prezzo è un po' più alto della media di queste lampadine, però sono totalmente legali, producono una luce bella bianca e non blu e non danno fastidio al conducente dall'altra parte della strada. Ah, e in più consumano solo 18 watt rispetto ai 55 watt di una normale lampadina alogena. Generalmente la troviamo su Amazon da prezzi che vanno dagli 80 ai 120 euro, dipende un po' dal periodo. Vi lascio sotto il link così potrete monitorare quanto è il prezzo attuale. Vi lascio il link anche della lista compatibilità sul sito Osram, così potrete vedere se ufficialmente anche la vostra macchina è compatibile con questo tipo di lampadine. La lista è lunghissima, sicuramente lo sarà. Lì troverete un elenco di auto, moto e camion con anno di produzione, codice di omologazione del faro stesso e l'eventuale necessità di acquistare per la vostra macchina dei cappucci maggiorati per far stare la lampadina oppure il cambus per evitare che ci siano degli errori sulla centralina. Solitamente questi errori sulla centralina sono dati dal fatto che voi state mettendo una lampadina LED da 18 watt anziché una lampadina alogena da 55 e la vostra macchina giustamente vi dice qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Ma in realtà è tutto a posto. Solo perché originariamente la macchina non prevede l'utilizzo di lampadina LED. Sempre sul sito Osram vedrete qual è l'elenco dei paesi che accetta questa omologazione. L'elenco praticamente è per tutta l'Europa. Vi consiglio comunque di darvi un'occhiata nel caso voleste fare qualche viaggio all'estero. Una volta ricevute le lampadine, andate sul sito Osram e seguite attentamente le istruzioni per convalidare l'omologazione sulla vostra auto. Dovremo inserire dei codici che troviamo su degli adesivi dentro la scatola. Fatto ciò, potremo stampare il nostro documento di omologazione e tenerlo dentro il vano della macchina. Scusate se sono stato un pochino prolisso, però secondo me erano cose da dire. Adesso vediamo come le ho montate sulla mia macchina e che effetto hanno dato. Prima di tutto notiamo l'importantissima dicitura Street Legal. Ciò ci farà capire che si tratta di lampadine omologate per uso stradale. Qui ci viene anticipata la procedura per stampare i documenti necessari in caso di controlli. Sotto invece le immagini di eventuali accessori da acquistare. Salta subito all'occhio anche la durata 5 volte superiore. Come vediamo, la luce è totalmente bianca, 6000K, contro i 3000K di una alogena basica. Tagliamo il sigillo e apriamo la scatola. Troviamo gli adesivi che ci permetteranno di registrare le lampadine e stampare il documento di omologazione. E qui le lampadine stesse. È presente anche una ventola per evitare eventuali surriscaldamenti. Il manuale ci spiega esattamente come montarle e come omologarle.
Questi sono i cappucci maggiorati da acquistare. Cercate il codice preciso nella lista compatibilità nel link sotto. Nel mio caso sono i LED Cap 09. Io ho una Peugeot 208. Ora apriamo il cofano. Togliamo il cappuccio in gomma e stacchiamo il connettore. Sganciamo ora la clip spingendo verso il basso e lateralmente. Togliamo la lampadina. Ruotiamo di 35 gradi l'anello intorno al LED. Inseriamolo ora nell'alloggiamento e rimettiamo la clip. Facciamo in modo che i dentini entrino nella scanalatura e ruotiamo nuovamente per agganciare il LED all'anello. Ora colleghiamo l'alimentazione e mettiamo il nuovo cappuccio. Attenzione che sarà molto più morbido rispetto a quello originale, quindi un pochino più difficile da inserire. Ripetiamo l'operazione anche dall'altro lato. Qui vedrete il tutto da un'altra angolazione, magari migliore. Questi sono i dentini di cui parlavo. Dopo averle montate, possiamo subito fare un confronto rispetto alle lampadine precedenti. Quelle che montavo prima erano già di buona qualità. Erano delle Osram Nightbreaker H7 alogene. Come vedete, la luce è decisamente migliore rispetto alle lampadine originali, ma comunque sempre tendente al giallo, e con una visibilità non ottimale. La storia cambia quando le si mette a confronto con le lampadine a LED appena montate. Possiamo notare subito che il fascio di luce si estende molto di più in profondità. Guardate come illumina bene la panchina laggiù in fondo. Ma notiamo un cambiamento anche nella media distanza, a destra e a sinistra. Tutto questo ci dà una visibilità maggiore. Possiamo quindi identificare prima un pericolo e reagire di conseguenza, evitando un incidente. E poi non c'è niente da dire, sono molto belli. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.